Con la ripresa autunnale, l'attività di STEP, la scuola per il governo del territorio e del paesaggio, è già entrata nel vivo delle proprie proposte. Nel mese di ottobre è stato organizzato un nuovo ciclo di incontri sul tema energia-paesaggio, fonti rinnovabili, risparmio energetico e paesaggio. Al centro del dibattito i processi del costruire, che sono spesso indifferenti ai contesti, alle culture e alle condizioni paesaggistiche ed energetiche. Nuove conoscenze, appropriati strumenti di analisi climatico-ambientale e lo sviluppo di tecnologie avanzate aprono inedite prospettive progettuali che devono però saper dialogare con i luoghi in cui si inseriscono. Il ciclo Energia Paesaggio affronta il tema della sostenibilità e quindi del progetto legato all'utilizzo delle fonti rinnovabili e alle nuove tecnologie del risparmio energetico. Secondo una tematica però precisa, che è quella della verifica di questo con il rapporto paesaggistico-ambientale, e quindi come queste tecnologie, che spesso con i fenomeni di internazionalizzazione attuali tendono a portare, sovrapporre una caratteristica tecnologica molto spinta, devono invece oggi entrare in un dialogo e ragionare sul rapporto che queste costruiscono con il contesto, con le forme che queste nuove tecnologie definiscono all'interno del paesaggio e come queste alla fine vadano a definire nuovi paesaggi dell'energia che devono però lavorare intorno a un progetto di cura del paesaggio. Come sempre, molto qualificati i relatori dei due incontri. Daniela Perrotti è architetto e ricercatore presso l'Istituto Nazionale della Ricerca Agronomica di Versailles. Questa sera ho deciso di focalizzare su un tema particolare, che è quello della transizione energetica dei paesaggi energetici in contesti rurali, quindi come l'evoluzione dei paesaggi rurali può essere accompagnata, valorizzata e supportata dall'energia rinnovabile, come le energie rinnovabili possono dunque fungere da volano di sviluppo anche culturale per i paesaggi rurali. Del valore civile del progetto nella costruzione delle infrastrutture energetiche ha parlato Luciano Bolzoni, architetto esperto di architettura alpina. Il percorso parte con un racconto che in buona sostanza parte proprio agli albori di questo tipo di problematica, appunto la costruzione di impianti energetici all'inizio del secolo scorso, fino ad arrivare a vedere alcuni degli esempi che io ho giudicato positivi in questo ambito, diciamo, piuttosto recente. Nel secondo incontro Marco Bovatti, architetto, ricercatore presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, si è occupato di tracciare un'analisi del contesto climatico-ambientale. Mi occupo in particolare di comprendere come possa avvenire la raccolta, la selezione e l'organizzazione dei dati climatici di un luogo e come si possa pensare a trasformarli in uno strumento per il progetto. Presenterò qualche caso esemplare e una realizzazione condotta secondo questa metodologia, che è, ripeto, una metodologia ancora in formazione perché si tratta di una ricerca non ancora conclusa. Di autosufficienza energetica nell'arco alpino ha parlato Matteo Puttilli, geografo dell'Università degli Studi di Cagliari. Punto centrale del mio intervento riguarda i modi di valorizzazione, le modalità di valorizzazione delle fonti rinnovabili in ambito alpino. Le fonti rinnovabili sono oggetto di una retorica oggi ampia e diffusa, sono considerate una soluzione risolutiva di tutta una serie di problematiche ambientali. In realtà mostrano alcune contraddizioni nel momento in cui vengono realizzate sul territorio. E in particolare io cerco di concentrarmi sui modelli di valorizzazione incentrati sulle reti locali, quindi sulla rete di attori locali, sulla cooperazione tra soggetti locali, pubblici e privati, e su un rapporto con le risorse locali, in modo che ci sia una valorizzazione sinergica del territorio e non un'espropriazione delle risorse dall'esterno. Infine, Juan Carlos Dall'Asta Gutierrez, architetto, ricercatore, coordinatore didattico del Polo di Piacenza della Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano, ha affrontato il tema della costruzione dei nuovi paesaggi dell'energia. Il tema centrale sarà quello di mettere a punto forse una delle componenti più importanti
del paesaggio, ma non solo, che è il tema del tempo. Il tema del tempo perché forse negli ambiti paesaggistici si sente forte questa distanza tra il tempo frenetico, tecnologico di sviluppo e invece i tempi lenti che sono quelli di trasformazione dei processi naturali. E forse questa sorta di dilatazione di distanza critica nasce da una differente velocità. Quindi l'idea è proprio quella di mettere a fuoco questi concetti attraverso quelli che sono le nuove figure e forme del paesaggio.